Sono nella villa Peripato, quella che Melucci nella sua fantasia dice di aver riqualificato, e alle mie spalle vedete i bagni pubblici. Stranamente, misteriosamente, mentre la villa è aperta, dalle ore 13 alle ore 16 sono chiusi, e poi i bagni chiudono definitivamente dopo le ore 20. Scusate, ma le persone che stanno nella villa, che passeggiano, che hanno bisogno del bagno, penso magari agli anziani, penso soprattutto alla gente che magari per patologia, per età, fa uso di diuretici, come deve fare, caro signor Melucci? Deve venire a casa tua a Crispiano per fare i bisogni, o deve andare a casa di Musillo, visto che Musillo ha amministrato 4 anni e mezzo con Melucci? È una cosa indecorosa che i bagni siano chiusi. Perché? Perché l'amministrazione comunale invece avrebbe dovuto un po' allargare i cordoni della borsa e stanziare una cifra lievemente maggiore per coprire il servizio di funzionamento dei bagni anche in quelle ore. Quando la villa Peripato è aperta, perennemente devono essere aperti i bagni. Questa è una questione di civiltà che non andrebbe neanche detta. Eppure a Taranto è così, perché Taranto è stata resa una città patologica, una città normale. Con me cambia la musica. Non si buttano 3 milioni e mezzo di euro per il 6GP e poi, scusatemi, si tengono i cessi chiusi quando invece la villa è aperta. Non buttiamo soldi, non sperperiamo denaro pubblico come ha fatto l'amministrazione Melucci-Musillo, visto che, lo ripetiamo, Musillo ha governato, ha amministrato con le sue persone di fiducia nei 4 anni e mezzo di gestione Melucci. Quindi penso che sia il minimo ridare un minimo di dignità alla villa e soprattutto rispettare quelle persone che hanno bisogno di andare in bagno. Chiedo troppo? Ma questa vi sembra una città normale? Dal 12 giugno veramente bisogna rivoltare questa città come un calzino, e sono disposto a farlo se voi cittadini mi darete l'opportunità.